France, I think I connected my PC with the HDMI cable. I don't know if they can. No, you'd have to just. Are you in the Zoom already? In the Zoom session? No, but they said that it is not necessary that I connect myself with Teams. So if you, yeah, I don't know. I thought that would be easier, but if you do it otherwise, so because you're now. Because they have an external connection to Zoom with an external camera. So I don't need to go. For a presentation. So you can share your screen
via the Zoom presentation. Okay. And the camera is what they do and what is shown then to the audience. Ah, okay. So you just otherwise they have to point to the camera to the No. They we can share your presentation. So I have to so anyway. Everyone connected from home can see your presentation because you share your screen. Yeah, of course. It's just the audio and your camera that is not necessary. Also, definitely make sure that your audio is. It works. It works without a password. Then connect to the Zoom meeting. Okay. I have to do it myself as well. Let's do it together. Vediamo. So I decided to do it in Italian. Yeah, that's fine. So we have both languages equally. So no worries. So I will do my introduction in English. Okay. Easier for me, but feel free to present in Italian, of course. Uh-huh. Ma già devo andare sulla link e devo prendere il link, quindi mosquito. Yeah. Still, so I hope it was over, but no. Allora, Macchiarelli, perché non ha... No, Macchiarelli. For the link.
Antonio. Antonio. There's Antonio. Yeah. I can see you, Antonio. But no, are you there? No, that's fine. I'm here. Can you, your audio is working fine, Antonio? For the moment, yes. No. No, so we don't hear you? Maybe I get out and get in, okay? Another time. I hear you. Ah, okay, Elena mi sente. If someone wants to speak from external via Zoom, that's possible now already? So if Antonio Montefusco was connected online. See, but we can't hear him. So I don't know if it's... Non if possiamo it's... sentire, can possi- him. Potete... Potete sentire e metterlo anche, condividere anche lo schermo, se possibile. I can hear him in America here. France... We can... We hear you, Antonio. Very good. Okay, because you were the only one who didn't hear me. The other one, if I have understood, hear me. Yes. So yeah, connected okay. Online. Okay. Okay. But we hear you also in the aula. So everyone perfect. Present in the thanks. Auditorium can hear you as well. Can we pin him? Huh? Yeah. Can we pin him? Huh? Yeah, that is that. Anything else to no. Keep in mind? No, I don't think so. I think we can start. Okay, so I think we are there. Only 15 minutes late, so that's good. We are in Italy, not in Germany. We can't okay. Hear me, so I have to speak more here into. Is this better? Those at home can hear me well. Okay, I see thumbs up from Antonio and nodding heads, so that's good. Okay. Yeah. So as we all know from the Ulysses episode in Dante's Inferno of the Divina Commedia, our quest for knowledge and understanding is futile, we are bound to fail, even if gloriously, without faith. His ship sinks, he and his companions are drowning, Ulysses ends up in hell. Bound to fail, that is in our case a secular academics without faith in our methods, in the scholarly and critical nature of our endeavor, in the scientific approach. Towards the objects of humanity's research, arts, literature, the work of Dante. The range of methods, tools, and practices has massively increased since the advent of digital technologies. So here's the trick, I'm sorry for the Dante scholars. some of which enable us to be more transparent in our interpretations and decisions, to be more explicit and consistent, more precise. They may help us to access, share, and connect information more efficiently, to see and detect, to read literally, to count and to analyze. There is no denying of the achievements of digital scholarship, even if there is lots of confusion, sometimes legitimate skepticism, also ignorance and opposition. Digital textual scholarship is of core interest at the Venice Center for Digital and Public Humanities, a field of expertise with many collaborative projects in research, teaching, and other training activities. On occasion of the celebrations of the 700th anniversary of Dante's death, we, the organizers, thought it would be a good idea to reflect on the role and the impact of tools and methods as developed in digital philology and computational linguistics on Dante scholarship. We identified several groundbreaking projects and initiatives, most of them well established, successfully applying digital tools and methods as developed in digital philology. And in Dante scholarship, I'm sorry. They're creating resources, and many of these will be presented here today and tomorrow.
other technologies are not yet applied in Dante scholarship. They are waiting to be picked up and tested, evaluated, and further developed. Of course, you easily lose all your reputation if you ever had one, because as you all know, and as one of the participants here today has put it nicely, Dante scholarship is a pool of sharks. Anyway, we don't care. Here and today and tomorrow, we want to learn about success stories, discuss shortcomings and challenges, and we want to work on a general research agenda that is shared by both Dante Scholarship and Digital Humanities. My name is Franz Fischer. I'm the director of the Venice Center for Digital and Public Humanities. And I'm very pleased to welcome everyone here present in the aula and connected from outside on behalf of the center and of the Dipartimento for Humanities at Ca' Foscari, on behalf of my co-organizers, Tiziana Mancinelli and Antonio Montefusco, who is unfortunately not present here today. So time is remaining still complicated. So he has no COVID, but he was together with a COVID-infected colleague for too long in one room. So he has to be quarantined. So I'm very sorry that Antonio is not present here today, but he is connected online as many others as well. And he will also briefly introduce the first session shortly. So I'm very pleased to welcome the presenters. So thank you very much for accepting our invitation to come here or to wake up early in Princeton or in Canada to be here with us today and tomorrow. I welcome the discussants. So Tiziano Zanato and Cristiano Lorenzi. Eugenio Borgio will join us tomorrow, so he's unfortunately not able to attend today's session. And everyone participating, I'm especially also happy that there are students connected from home and present here also in this wonderful aula. So I'm everyone who is not here, so would be able to admire the beautiful auditorium of Santa Margherita, who is, I think, going to be beheaded in the affresco there on the ceiling. And everyone connected from abroad and Italy to our two Dante afternoons. Before I hand over to Tiziana Mancinelli to say a couple of words and to Antonio Montefusco, I want to thank you, everyone helping to organize this event, which became much bigger than we initially planned. Especially, first of all, Agnese Macchiarelli, a research fellow at our center. Officially, she started today, so it's the first day, but she has been involved in the organization and our work since much longer. And Elena Alessandra Vivan, who's a research facilitator at our center, who made the most of the organizational work for making this event happen today. Thank you also to the colleagues from our computing center, from ASIT, Luca Pietrini and his team, who are doing all the recording and audio settings and everything technical. Some very few practical announcements. So this event is being recorded and we have still to agree with the presenters, but we have the opportunity, the possibility to publish the recording on our YouTube channel afterwards, but we will discuss this with the actual presenters if this is fine by them. We will have hopefully enough space for discussions, questions from everyone. So from proficient Dante scholars and beginners, students, so that's very welcome. And you will be able to raise your hand virtually or physically here in the aula. Antonio will be first moderating, so we will find out a way to make sure everyone can participate here in what we hope will be a lively discussion.
You can also key your questions or comments, share references in the chat. So please take use of the chat of the Zoom. Here's a mosquito in November. As I said, it's still difficult, so we try to abide the rules of COVID restrictions, and so please be careful. So it's we are at the beginning of in Germany and other parts of Europe, we are in the midst of the fourth wave, so please take this serious, and we try to keep distancing using our masks as far as possible. Here everyone has the green pass, so we are relatively safe. And take care and stay healthy also at home. And I think that's as much as to say of practical announcement, and then I would hand over to Tiziana. Sì, qualche minuto, qualche ringraziamento anch'io ad Agnese Macchiarelli e Elena Alessandra Vivan, che hanno veramente lavorato molto per l'organizzazione di questo evento. Voglio soltanto sottolineare quanto l'opera di Dante sia stato anche ci sono stati progetti importanti e fondamentali per la filologia digitale e prima elettronica. Quindi guardando l'opera di Dante non si va a vedere soltanto che cosa, qual è il contributo che c'è stato negli studi danteschi, quindi nella parte più tradizionale degli studi. Ma anche appunto la storia delle edizioni scientifiche digitali. E questo è un momento importante perché in questi due giorni si raccolgono i contributi diversi studiosi che hanno appunto lavorato negli ultimi probabilmente anche di più di 20 anni, perché l'opera curata da Prochot e Peter Robinson è stata un'opera, l'edizione pubblicata nel 2010 ha avuto un lavoro di probabilmente di più di 10 anni devo ammettere che ero presente nel 2010 quando venne presentata all'University of London e in qualche modo mi sento quasi testimone di questo processo appunto di questo sviluppo e evolversi dell'ectotica digitale. Quindi lascio la parola subito al primo panel, così da non togliere tempo per la discussione di questo primo pomeriggio. Ringrazio tutte e tutti voi per essere appunto per partecipare, chi online e chi in presenza, per la partecipazione. Suppongo, confermatemi che Antonio, sentirmi. Infatti adesso ti lascio a te la mi parola. Confermi? Sì. Mi sentite? Sì, allora grazie a tutti, ringrazio Franz anche per aver già spiegato, diciamo così, i motivi della mia distanza, che è particolarmente dolorosa, diciamo così, per varie ragioni, perché mi sarebbe veramente molto molto piaciuto, diciamo, partecipare a questa ripresa in presenza, insomma, di queste iniziative. E mi unisco ai ringraziamenti senza rielencarli, per non rubare tempo, diciamo, al primo panel di discussione del nostro simposio, anche perché come avete visto abbiamo un'agenda piuttosto stretta, diciamo così, che è il risultato appunto di quello che diceva Franz Fischer poc'anzi, e cioè appunto, diciamo, l'intenzione un po' di mappare, di mettere in comunicazione diversi progetti di argomento dantesco, diciamo così, di rappresentazione digitale, che appunto ha avuto poi esigenza, diciamo, di raccogliere e mapparne numerosi, e quindi siamo molto contenti anche dell'adesione
a questa iniziativa. L'altro elemento sarà che l'iniziativa sarà evidentemente bilingue, quindi avremo diversi momenti di code switching. Vedo la faccia di Franz un po' perplessa. Ditemi se ci sono problemi di audio o di comunicazione. È tutto ok. Ok. So I switched to English for introducing the first session. I'm honored to move to this first session of our symposium, dealing already with three interesting and groundbreaking digital projects on the manuscript tradition of the Commedia, precisely the illuminated manuscripts presented by Rino Ferrante, then a project about the digital representation of variants in the reception of the text, presented by Elena Spadini and Sonia Tempestini, and finally, the IMAP PDP project about the visual annotation of the text. A session coming from the history of the text to the text itself, so to say. So I will present briefly the colleagues involved in this first session. I will thank you to respect the forcing time. It has 15 minutes. Please, 15 minutes. I will be really rough to interrupt you because really we have an agenda interesting but strict to have time to discuss. So I move to the first speaker, who is Gennaro Ferrante, researcher in Italian philology at the University of Naples, Federico II, where he coordinates two international projects focusing on Dante Alighieri, illuminated Dante projects since 1216, and the fragments of Dante since now, if I understand. He has previously taught Italian language and literature at the Université Libre de Bruxelles, has held the seminars at the École Pratique des Études at the Institut de Recherche Histoire des Textes in Paris. He publishes on the medieval and early modern Italian and Latin literature by relying on the historical, social, and cultural interpretation of philological, linguistic, and iconographic data. He is in the scientific commission for the most important Dante projects and events on the, in Italian. So, do la parola a Rino Ferrante, che immagino sia in presenza, che saluto e che parlerà in italiano. Prego. Ok, mi sentite? Sì. Grazie Antonio per la presentazione, grazie a Franz Fischer e Tiziana Mancinelli per la presenza, per la compagnia qui al tavolo, fa molto piacere. Allora, sono particolarmente contento di essere qui per un motivo non solo per la straordinaria accoglienza ricevuta appunto dal centro e dalla Università Ca' Foscari, ma anche perché, diciamo, con la mia presenza qui è una presenza che chiude oggi, che chiude simbolicamente un percorso che è cominciato circa 5 anni fa, sempre qui a Venezia, alla Ca' Foscari, uno dei primi convegni della UCD, dell'Associazione per l'Informatica Umanistica e Culture Digitali, dove noi, il gruppo di ricerca napoletano, insieme con i rappresentanti dell'ICCU, del catalogo, dell'Istituto Italiano per il Catalogo Centrale, presentava in quell'occasione appunto Illuminated Dante Project. Eravamo proprio agli inizi, 5 anni fa, e quindi oggi si chiude, in realtà il progetto, come spesso succede, è ancora ongoing, quindi in via di implementazione, però siamo arrivati a dei risultati che ritengo soddisfacenti e che vi mostrerò, e quindi mi fa molto piacere essere qui a mostrarvi questi risultati. Dunque, il titolo
Il titolo che ho dato a questo intervento fa riferimento al più che al progetto, al portale dante.onina.it, cioè che è il portale accolto, appunto, ospitato dai server dell'Università Federico II di Napoli. Perché? Perché in realtà, appunto, IDP è stato un progetto pioniere, diciamo, con focus su Dante, pioniere alla Federico II, diciamo web-based, diciamo, l'idea è di implementare questo portale con altri progetti che sono già in corso, che appunto è di cui vi darò comunicazione oggi. Sostanzialmente quindi c'è un portale dante.onina.it che ad oggi accoglie il database di Illuminated Dante Project, che è un database in realtà che ha una parte veneziana importante, visto che colui che l'ha ideato, che l'ha strutturato, è Luigi Tessarolo, che è parte importante di molti progetti che sono stati sviluppati qui a Venezia e altrove in Italia. Lui si può considerare un vero pioniere, diciamo, dell'informatica umanistica in Italia. E Luigi Tessarolo ha collaborato appunto alla strutturazione del database. È un database che appunto sostanzialmente, lo ripeto, lo ribadisco, ha come l'obiettivo fondamentale è quello di presentare un catalogo online di tutti i codici della Commedia in alta risoluzione, con possibilità appunto di confrontarli, di confrontare le riproduzioni dei codici danteschi in alta risoluzione che presentino illustrazioni della Commedia, della Divina Commedia. Illustrazioni, appunto, noi intendiamo soprattutto codici con illustrazioni, codici non semplicemente decorati, ma codici che presentino delle immagini che abbiano una minima pertinenza, attinenza con il testo. Ad oggi abbiamo stabilito un corpus di 277 codici. Ci sono dei manoscritti che non sono mai entrati nei registri a stampa, che abbiamo scoperto, di cui daremo notizia, nei più aggiornati registri a stampa, sono ovviamente, un censimento comporta sempre nuove interessanti scoperte, quindi manoscritti interi, non frammenti, anche frammenti. Il corpus, come vedete, è articolato in questo modo e presenta appunto una... non so se nel momento in cui mi connetto poi devo uscire per far vedere la connessione a internet, forse sì, proviamo, altrimenti continuo col PowerPoint e poi dopo possiamo chiederlo. Vi farò vedere magari alla fine. Non è un problema. Dunque, le tre azioni principali del progetto sono la digitalizzazione dei codici, che è avvenuta attraverso una scansione diretta, quindi il reclutamento di una società che ha permesso di digitalizzare questi codici nelle biblioteche, la maggior parte presenti nelle biblioteche italiane e una buona parte anche nelle biblioteche europee e nel resto del mondo. Sono tre azioni, preferisco chiamarle così, azioni complementari, ha riguardato appunto la catalogazione, quindi la metadatazione di questi materiali, quindi una descrizione e una sottoforma di metadati, strutturati di questi materiali, e poi sostanzialmente c'è stata una parte dedicata appunto all'archiviazione, alla messa online e a un lavoro di interoperabilità sia delle immagini che dei metadati. E per quanto riguarda la digitalizzazione, ovviamente il riferimento è agli standard che sono stabiliti dall'IFLA, cioè che è l'International Federation of Library Association, e dal FAGI, che sono appunto rispettivamente il consorzio europeo e americano per quanto riguarda la conservazione del patrimonio
della digitalizzazione per uso conservativo, sono degli istituti che appunto hanno stabilito anche delle linee guida per quanto riguarda la conservazione surrogati digitali del patrimonio librario, e sostanzialmente il nostro progetto prevede parto direttamente, a parte che appunto se volete potrete andare a farvi un giro sul sito e vi renderete conto che ad oggi, come vi farò vedere, esiste già un corpus, un sottocorpus disponibile e accessibile online di 73 manoscritti, quindi si tratta ad oggi del più sostanzialmente del più cospicuo archivio di manoscritti danteschi strutturato e coeso e presente su un solo sito, 73 manoscritti su 277. Per la fine dell'anno vogliamo arrivare al numero di 100 manoscritti disponibili, accessibili con immagini ad alta risoluzione, perfettamente accessibili e con una descrizione articolata sia dal punto di vista codicologico che dal punto di vista, diciamo, iconografico. Vado subito sugli sviluppi. Sostanzialmente, dal punto di vista della digitalizzazione, abbiamo previsto una collaborazione con l'Università di Leuven per quanto riguarda una scansione che non sia soltanto, diciamo, regolare, la scansione, diciamo, attraverso macchine fotografiche di medio formato oppure scanner planetari, ma anche attraverso un sistema, una tecnologia che si chiama RTI, Reflectance Transformation Imaging, che è una tecnologia che permette di multiluminescenza, multilight, che permette appunto se posso, non so se si può, come si può avviare, vediamo se si può vedere qualche cosa, altrimenti appunto, visto che vado velocemente, visto che non riuscirò a dire tutto quello che voglio dire, vi permetterà di analizzare il manoscritto, le immagini dal manoscritto anche attraverso appunto una tecnologia che è multiluminescente, diciamo, che permette, diciamo, la scansione, la visualizzazione degli strati attraverso, diciamo, dei punti, delle prospettive di luci diverse, differenti, vi permette appunto di individuare eventuali strati che possono essere interessanti sia per la ricognizione di tipo codicologica che anche per quanto riguarda la ricognizione di tipo iconografico, di tipo, per quanto riguarda l'attribuzione stilistica, strati disegni, eventuali disegni, eventuali scriptiones inferiores, che appunto possono essere utili al riconoscimento di glosse, di scritture, di inchiostri, di materiale iconografico non perfettamente riconoscibile ad occhio nudo. C'è una descrizione materiale, appunto una descrizione materiale del codice, con riferimenti, una descrizione del contenuto. La descrizione materiale presenta anche alcuni riferimenti, soprattutto nella storia, alcuni riferimenti anche alla storia testuale, anche alla storia della tradizione dei codici, quindi un riferimento specifico alle relazioni che questi manoscritti, che intercorrono tra i testimoni della commedia dal punto di vista ecdotico, quindi abbiamo insistito anche su questo aspetto, e del resto ci sono la ricerca fatta su questi manoscritti, su questo corpus, ci ha permesso anche di valorizzare dei codici dal punto di vista testuale. Ci sono stati degli studi che hanno valorizzato specifici testimoni dal punto di vista.
lascio l'aspetto che riguarda la tecnologia IIIF, che è piuttosto noto ormai. Tralascio anche gli aspetti, appunto, i possibili confronti che si possono fare tra i codici tuttora presenti sul nostro portale, che permettono appunto comparazioni che possono essere sia di carattere codicologico che di carattere stilistico attributivo, che di carattere paleografico, che di carattere appunto testuale, e che possono riguardare codici, la codicologia dantesca, ma possono anche, visto attraverso la tecnologia IIIF, cioè una tecnologia che si basa sull'interoperabilità web, possono ovviamente anche approfittare di repository dove sono presenti codici non necessariamente danteschi per opportuni confronti. Vado a discutere di un altro aspetto, diciamo, dell'interoperabilità, che riguarda invece il passaggio, diciamo, a una apertura del database nella direzione del web semantico, attraverso un'analisi che stiamo facendo, diciamo, di un'istanza manoscritti sviluppata dalla dottoressa Sandra Gorla e che lavora per Itinera, che è un progetto PRIN, diciamo, che riguarda Petrarca e in particolare, per quanto riguarda il lavoro di Sandra Gorla, i manoscritti petrarcheschi. C'è un'istanza codicologica sviluppata da Sandra Gorla sulla base di Cadmus, sviluppato da Daniele Fusi. Cadmus, che appunto su cui stiamo lavorando per sviluppare la nostra stabilire una sorta un'applicabilità al nostro progetto. Come vedete, vi faccio vedere velocemente, perché vedo 15, se questo è il tempo, 15 minuti ho chiuso. Ecco, quindi lo sviluppo successivo sarà appunto portare Illuminated Dante Project a Illustrated Dante Project, e per chiudere vi annuncio soltanto appunto quello che vi dicevo, un progetto ulteriore che è già in atto, si chiama Fragments of Dante's Commedia. Sono praticamente abbiamo già attivato e stabilito una digitalizzazione dei frammenti della commedia di Dante per accoglierli sul portale di Unina, e per attraverso la collaborazione con Fragmentarium, che è una spin-off di Ecodices, e quindi porteremo avanti questo lavoro anche ad oggi, diciamo, più possibile anche grazie alla recente pubblicazione di Angelo Mecca sui frammenti della commedia. Grazie. Grazie mille Rino, anche per, diciamo, proprio il rispetto ad Oram, diciamo, della consegna di tempo, oltre che per, diciamo, questa molto intensa relazione, che ha aperto, diciamo, molte prospettive anche su progetti futuri, e quindi è proprio quello, insomma, che ci aspettavamo. Passiamo alla comunicazione di Elena Spadini e Sonia Tempestini. We'll present briefly Elena, is a postdoctoral researcher at the University of Lausanne. She studied in Rome La Sapienza, no? But before, I think, or parallelly, in Paris at Ecole Nationale des Chartes. So she was a Marie Curie Fellow in the network Dixit, and co-directed the volume Advances in Digital Scholarly Editing in 2017. In the field of computational philology, she published in international journals and taught specialized courses in various European countries, also in France. Sonia Tempestini got her PhD at the Italian University of Switzerland under the guidance of Corrado Bologna, was also
my supervisor during the PhD. Her project was entitled Boccaccio, Copyist, Editor and Interpreter of the Comedy. And today she collaborates with Elena in the study of digital variants in the in Dante and Boccaccio area. Ci parlerà di questo, ci parleranno di questo progetto. I'm not sure if they talk in Italian or English. So, italiano, okay, parliamo in italiano. Scusate. Cerco di fare dei code switching un pochettino più delicati, invece sto facendo, diciamo così, una cosa un po' da... No. Cioè, no, prego. Però sì, abbiamo deciso di parlare in italiano. Anzitutto vi ringraziamo. Va bene, io provo un attimo a condividere il PowerPoint. Lo vedete, vero? Sì. D'accordo. Allora, avvio la presentazione. Va bene. Allora, buon pomeriggio, io sono Sonia Tempestini, presento con Elena Spadini il nostro progetto, che è il progetto Boccaccio Commedia, un'applicazione digitale che ha come obiettivo quello di rendere disponibili i dati che sono emersi nel corso della mia tesi di dottorato, una tesi incentrata appunto, come abbiamo detto, sui manoscritti della commedia dantesca di mano di Giovanni Boccaccio, copiati da Giovanni Boccaccio. Qui potete vedere una parte dell'home page dell'applicazione digitale. Il progetto è stato in un primo tempo patrocinato dalla rete Marie Curie-Dixit, di cui Elena appunto faceva parte, poi è migrato sui server dell'Università di Losanna ed è al momento è attualmente sui server dell'Università di Losanna, ma è in cerca di una sede stabile e speriamo definitiva. Torneremo sugli aspetti logistici più avanti, introduco un po' quella che è la questione letteraria e filologica alla base del lavoro. Il lavoro, abbiamo detto, ha come obiettivo quello di approfondire il ruolo che Giovanni Boccaccio ha avuto come copista e editore della commedia dantesca. Ci tengo però a dire che si tratta di un lavoro che si inserisce in un'indagine più ampia, che ha avuto un forte impulso negli ultimi anni, anche grazie al centenario del 2013, e che tutti gli studi recenti da questo punto di vista ci hanno restituito, diciamo, un'immagine del Boccaccio che è un promotore dei suoi stessi maestri. Quindi ovviamente tra questi maestri c'è Dante, e l'attività del Boccaccio fu l'attività scrittoria del Boccaccio fu un'attività particolare e singolare per quantità e per qualità, perché fondamentalmente trasforma il processo di copia in un vero e proprio processo di progettazione di un libro. E entrando dunque nel vivo della questione, le tre copie della commedia di sua mano sono sicuramente uno dei punti fondamentali di questo ampio progetto culturale che lui ha in mente. Le vediamo, sono tre codici membranacei, tre codici appunto autografi del Boccaccio, tre sillogi in realtà, perché non riportano solamente il testo della commedia. Questo è il primo, il codice toledano 104-6 del 1355 circa. Questo, vabbè, devo scorrere rapidamente, ma questo è il contenuto. Questo è il secondo, il codice riccardiano 1035 del 1360 circa. Anche questa è una sillage. E per finire, il codice chigiano LS213, quello che forse è il più famoso, del 63-66 circa. Questo contiene sì solo la commedia, ma come molti sanno è in realtà un unico codice con il quigiano L576. Dunque, mettendo insieme, scusate, il contenuto dei due codici, si ha una sorta di antologia ante litteram della letteratura italiana, e dunque questo dimostra chiaramente il progetto nella mente del Boccaccio. Cosa ho fatto nel mio lavoro di dottorato? Ho svolto la collazione integrale dei tre codici tra loro, cioè ho confrontato i tre testi della commedia in maniera sistematica e integrale. Ho dunque fornito la collazione integrale, e ho fornito poi la trascrizione integrale del testo della commedia nel codice chigiano, nel codice chigiano, e poi ho ampliato l'analisi dei dati con un confronto con
altri manoscritti della tradizione, con ovviamente la famiglia dell'antigrafo, non entro nella questione dell'antigrafo, se no non usciamo più, e con il testo delle esposizioni sopra la commedia, quindi il testo del pubblico commento che Boccaccio e della pubblica lettura che Boccaccio fece poco prima della morte. Dal punto di vista ecdotico, ovviamente, allora, questi manoscritti hanno un valore culturale e storico fondamentale, però sono noti anche perché ovviamente rappresentano nell'edizione più nota della commedia, nell'edizione del Petrocchi, la frattura, diciamo, fra l'antica e la nuova vulgata. Dice Petrocchi, dopo Boccaccio c'è contaminazione fondamentalmente, dunque trova proprio nel 55 il limite antequem. Ma bisogna anche dire che, senza entrare nel dibattito sul concetto di antica nuova vulgata e tutto quello che riguarda attualmente il discorso sulle edizioni, il mio lavoro si inserisce in questo solco perché lo stesso Petrocchi afferma che non si era reso necessario quello che lui definisce l'analitico raffronto dei tre codici tra loro. E quindi è proprio questo analitico raffronto che io cerco di restituire. Cercando però di tenere presente due punti di vista fondamentali. Da una parte, lo abbiamo detto, l'analisi ecdotica, quindi il rapporto dei tre manoscritti tra loro o con altri manoscritti, la questione dell'antigrafo, eccetera, qualcosa di più classico, più legato alla critica testuale. Dall'altra invece si è fatto un focus sul lavoro del copista e dunque sull'evoluzione dei comportamenti editoriali del Boccaccio stesso che copia tre volte la commedia. Emergono, anzitutto bisogna dire che da una parte, diciamo, cerchiamo di capire cosa ci dice il copista, cioè del testo della commedia, e dall'altra facciamo un po' il contrario, cioè attraverso i testi cerchiamo di capire qualcosa del copista. Bisogna dire che si sono riscontrate, circa 1600 varianti, laddove con variante si intende ogni minima divergenza di lezione, a esclusione delle varianti delle oscillazioni prettamente grafiche. E dunque, se questi sono stati i principali obiettivi dell'analisi ecdotica, dunque l'analisi dei rapporti dei manoscritti fra loro, dei rapporti con la famiglia dell'antigrafo o con altri manoscritti, ho poi cercato di trovare degli strumenti che fossero utili per lo studio della modalità di copia del Boccaccio e ho distinto dunque una serie di lezioni comuni alla tradizione rispetto a quelle lezioni che invece sono riscontrabili esclusivamente nei codici del Boccaccio. E poi, va bene, ho fatto anche un raffronto con il testo delle esposizioni. Di queste 1600 varianti, una parte, circa 240 luoghi di divergenza testuali, sembrano essere delle vere e proprie innovazioni del Boccaccio. Bisogna dire che in generale dai dati emerge che anzitutto c'è una netta differenza fra il primo codice, il codice toledano, e la coppia riccardiano-chigiano. E poi emerge una tendenza alla banalizzazione da parte del Boccaccio. In queste possibili innovazioni alcuni luoghi sono particolarmente significativi. Diciamo che di queste 240 varianti si è cercato di fare un'analisi ancora più particolare, dividendole in gruppi, divisi appunto per tipologia. Qua vedete appunto alcune categorie, aggiunta, omissione, inversione o varianti morfologica, ma adesso ve ne faccio vedere alcune abbastanza interessanti. Talvolta il Boccaccio copia sotto l'influsso di un eco, diciamo, di verso precedente o di un'anticipazione. Guardate ad esempio a Inferno Quinto 113, Quanti dolci pensier, quanto disio, che diventa ovviamente che diventa nel codice chigiano Quanti dolci sospiri, è chiaramente sotto l'influenza dei dolci sospiri che segue, ma ce ne sono tanti di autori di questo tipo. Si vede come il Boccaccio sembra proprio ormai andare a memoria in alcuni punti. Ne potrei far vedere molti altri. Qua invece, questa è un'altra categoria, che è la categoria di errori, diciamo, lessicali, cioè delle sostituzioni che Boccaccio fa all'interno del testo. Molte sono nell'ultimo codice, nel codice chigiano, e che non sono attribuibili direttamente a un'influenza del testo che precede o segue il verso. Un paio di esempi su tutti: guardate la banalizzazione di fame a Inferno 33-59, ovviamente qui la lezione corretta è voglia, ma
questo è Ugolino, dunque la voglia in realtà è proprio la fame, è un errore anche in rima, o ancora a Inferno 1.17, questo coperte già dei raggi del pianeta, dove a margine poi lui dà l'altra variante, cioè vestite, che è ovviamente quella corretta, ma questo coperte viene probabilmente addirittura dai commenti precedenti il Boccaccio, ma lui che ormai sembra scrivere ogni tanto andando quasi a memoria, scrive coperte. Bene. Non posso in questa sede entrare e diciamo spiegare un po' quelle che sono state le conclusioni del lavoro. Voglio semplicemente dire che il corpus è molto cospicuo ed è un corpus che può essere utilizzato anche per tanti altri fini e per fare appunto dei raffronti con tutta una serie di manoscritti e per studiare l'evoluzione delle modalità di copia del Boccaccio. In versione cartacea questo è quello che succede, e sono circa 400 pagine di questa cosa qui, dunque un po' di difficile consultazione. A questo si aggiungono 240, no, altrettante pagine dove si analizzano le varianti, le innovazioni del Boccaccio, ed è dunque per questa ragione che con Elena abbiamo cercato di rendere questi dati disponibili attraverso un'applicazione digitale, e lascio però a lei la parola per la presentazione dell'applicazione. Eccoci, sì. Grazie Sonia. Se non mi sentite, per favore, interrompetemi. Quindi, come diceva Sonia, siamo partite da questi dati ricchi e complessi. Abbiamo cercato di stabilire innanzitutto un modello concettuale per strutturarli, per organizzarli, in modo da poterli rendere fruibili attraverso un'applicazione web che li va a pescare da un database. Il nostro modello prevede come unità basica, come unità di base, la lezione. Per ogni lezione diamo alcune informazioni, diciamo, di basso livello interpretativo, quindi in che testimone si trova la lezione, il luogo testuale, quindi cantica, canto, verso. E per ogni lezione definiamo anche se si trova alla fine del verso, quindi in rima, e se è presente o assente nella tradizione che precede il Boccaccio, quindi nell'antica Vulgata. Esistono poi una serie di annotazioni che facciamo non più sulla singola lezione, ma sul rapporto tra le lezioni. Quindi, come Sonia lo diceva, si tratta di quelle, per quelle 240 varianti che sembrano essere innovazioni del Boccaccio, Sonia ha anche stabilito una categoria, una serie di categorie, e ha assegnato ad ogni variante una di queste categorie. Quindi le rielenco: l'aggiunta omissione, l'inversione, la flessione morfologica, l'eco o anticipazione e il cambio lessicale, quindi quelle sostituzioni che non rientrano nella categoria precedente. Per quanto riguarda l'aggiunta omissione, giusto un dettaglio in più, sono queste due categorie, le consideriamo insieme perché nel nostro modello non stabiliamo un testo di base, quindi ogni singola lezione è confrontata con tutte le altre che occorrono in quel luogo testuale, e non c'è non è un modello orientato secondo un testimone di base, un manoscritto di base. Quindi questo modello concettuale è stato poi implementato in una database, in una base dati relazionale, e i dati sono esposti tramite un'applicazione web che vi presento rapidamente. Quindi questa è la home page, che dà direttamente accesso alla schermata di ricerca. L'applicazione è disponibile, come dicevamo, sui server dell'Università di Losanna al momento, all'indirizzo boccacciocommedia.unil.ch. E per il momento nel database abbiamo non tutte le varianti, ma una parte di esse, quindi ci piacerebbe poter continuare e portare a termine questo progetto completando il corpus. Per il momento nell'applicazione è possibile visualizzare tutte le varianti, raffinare tutte le varianti presenti, raffinare la ricerca per quelle tipologie di varianti che abbiamo visto, scegliere i manoscritti da opporre per analizzare i rapporti tra i testimoni. Tutto questo è possibile farlo sull'intero testo, su una porzione del testo, e poi è presente anche il commento per alcune varianti scelte.
Vi faccio qualche esempio. Se siamo interessati alla varianza in rima, possiamo selezionarla in questo modo e abbiamo una serie di risultati. Le lezioni che vedete in azzurro sono quelle assenti nella tradizione precedente al Boccaccio, quindi diciamo le innovazioni e quelle assenti nell'antica Vulgata. Infatti, se vedete, sono anche quelle che riportano un tipo di variante, quindi quelle che sono state categorizzate, alla quale è stata assegnata una categoria. Sono quelle appunto che ci interessano di più. Mentre se invece vogliamo fare una ricerca sulle inversioni, possiamo scegliere la categoria di variante che ci interessa e otteniamo questi risultati. Per riassumere, l'obiettivo iniziale del progetto, come diceva Sonia, è stato quello di rendere disponibili innanzitutto questi dati in una maniera strutturata. Nel corso del lavoro si è aggiunto un secondo obiettivo, quello di creare un modello che fosse possibilmente valido, di proporre un modello che fosse possibilmente valido anche per altre tradizioni e quindi ragionando sulla formalizzazione dei dati, la questione metodologica è divenuta centrale, come spesso accade nei lavori di Digital Humanities. Se vogliamo immaginare degli sviluppi futuri e migliorie per questo progetto, ne abbiamo in mente tante, ma per racchiudere tutto in una parola, senza voler essere molto originali, anche riprendendo quello che si diceva nella relazione precedente, possiamo menzionare i principi FAIR, in particolare forse due di questi, il findable e l'interoperable. Ci piacerebbe che il risultato del nostro lavoro fosse il più possibile accessibile, che chi fosse interessato lo potesse trovare. Per questo sarebbe interessante che i risultati di progetti di questo tipo fossero inclusi in cataloghi bibliografici e per questo a sua volta è necessario avere degli identificativi perenni. Per il dataset intero, per l'applicazione web, per l'applicazione dove questo è pertinente, ma anche, perché no, possiamo immaginare una granularità maggiore per gli identificativi, quindi anche qui andare verso i dettami del web semantico e immaginare identificativi per poter fare riferimento, sia noi che le macchine, alle singole lezioni, alle singole varianti. Per quanto riguarda l'interoperabilità, il discorso è simile. Al momento utilizziamo tecnologia SQL, quindi quanto di più stabile e diffuso. Abbiamo già pensato a degli export in XML TEI e perché no, si potrebbe andare verso un'esposizione dei dati in RDF. Esistono ricerche in corso su ontologie per la critica testuale, per la rappresentazione delle varianti, quindi ecco, questa sarebbe sicuramente una direzione di ricerca interessante da seguire. Anche per meglio collegarsi a quell'ecosistema di risorse digitali dantesche di cui si parla in questi due giorni. E per chi volesse saperne di più su questo progetto, trovate riferimento ad un articolo uscito qualche tempo fa. E vi ringraziamo. Grazie mille a Elena e Sonia. Diciamo così, sono diciamo emerse solo di un minuto, ma erano due voci, quindi diciamo così assolutamente legittimo. Tra l'altro il prossimo relatore, che insomma con poco bisogno diciamo di presentazioni, che Simone Marchesi, si è raccomandato di fare una presentazione il più breve possibile, quindi io rispondo ai suoi dettami e lo ricordo solo come associate professor alla Princeton University e adesso editor in chief del bollettino elettronico della Dante Society of America, e gli passo molto molto volentieri la parola ringraziandolo. Grazie mille, thank you very much for inviting me here to talk about a truly work in progress, which has a very, very simple, though ambitious goal, the production of a visual commentary to Dante's Divine Comedy that is accessible through the web. Can you see my screen, my PowerPoint presentation? We see. Okay, perfect. So the project, which is entitled right now Literary Visualization, is a joint venture between two Princeton entities.
The first one is the Princeton Dante Project, a digital textual archive conceived as a commentary to Dante's poem, which was founded by Professor Robert Hollander about 20 years ago. And the Index of Medieval Art, which is an archive, a vast archive of iconographic types, which has been running at Princeton for about 100 years, but is currently taking significant strides toward a full digitization under the direction of Dr. Pamela Patton. From the perspective of Dante Studies, our literary visualization project aims at making two coordinated interventions. First, in offering users easy line-by-line access to images named images of medieval works of art that contain depictions of themes, characters, places, and objects that are named or alluded to in Dante's poem, our work is designed to shift emphasis from mainstream documentation of the comedy's reception, the visual reception, toward addressing the role that images, insofar as they may be considered a visual encyclopedia common to Dante's early audiences, could have played in the inception of the poem. Secondly, number two, in providing a wide gamut of examples of iconographic types for the visual tokens evoked by the comedy, our project proposes to concentrate not so much on particular works of art that Dante might have directly accessed and thus may have inspired his work in a traditional sense, but rather to focus on common and standard ways of constructing the visual representation of an object that were available in his culture. The target of allusion in Dante's text, of visual allusion in Dante's text, we think may thus be a visual context rather than a visual text. A context, a familiarity with which Dante could assume in his readers. So keeping these goals in mind, let me look briefly at the technical aspects of this problem. As I mentioned, literary visualizations will enable PDP users, Princeton Dante Project users, to navigate to a line in the Divine Comedy and by simply clicking on a colored dot in the image column, okay, yeah, here you have a column all ready for images, they will instantly access filtered visual results in the Index of Medieval Art. Okay, these elements are linked in the process of image retrieval. The tokens in Dante's text, figures, places, objects, the iconographic types that correspond to the tokens in the index, which are encoded in the index entries as subjects, and the images of art objects that contain this type, which are accompanied by iconographic descriptions and object data in the index. So it's really a cross-linking of tokens in the text to images in the database. Each of these steps, we realized, we thought that machines could do the work. No, each of these steps actually requires a human decision-making intervention, which is actually entrusted to a member of the literary visualization working team. The team includes, in addition to Dr. Pamela Patton and myself, a graduate student in comparative literature, Max Matukin, and one in art history, Ernest Q. Max is responsible for generating exactly what we call the tokens from Dante's text. I'm showing you one of these. In reading the poem, he systematically identifies the objects that may have received an iconographic treatment in medieval art. For example, here in reading Inferno, the term deserto stands out as a potential candidate for visual annotation. Now, our project provides an opportunity to do more than just speculate what a desert looked like for a medieval reader. Once Max had made a decision, in fact, to generate the token for that object in Dante's text, Ernestine evaluates what subject term in the index database best matches the token and runs a preliminary search to determine whether an actual range of results is produced. Then different filters for location, for data, for medium may be applied at the stage in the image retrieval process, yielding different results, of course. But once the token subject connection is validated, the decision to use the specific subject term as a search word into the index database is recorded for the appropriate line
and for other lines in the poem in which the term appears, of course, only in the same acceptation as it was used in the primary occurrence. So eventually the list of token to subject connections and subject to images that this thus produced is used to create the action buttons in the Princeton Dante image column. So for instance, if you are wondering what the strange gesture of Dante and Virgil holding hands at the beginning of Inferno 3 may suggest to a medieval reader, where this might be it. As I noted, the project is currently being developed and we are moving through the matching phase. So we are matching tokens to subjects. We look at a timeline of another year, I think, of work before we may go live in a beta phase. At this point, however, we are confident both in the procedures we have adopted, which are based on a collaborative and interdisciplinary effort, and on the specific goals of the project. So while on the former, meaning the technical procedures, we welcome any and all reaction and suggestions from you, I would like to use what remains of my time to go back to the goals that I just outlined a moment ago and reflect with you on their potential value for our field of study. So first, I think that by establishing a philologically sound or at least probable visual commentary to the poem, the project intends to correct two interrelated problems in the way readers imagine the comedy today. First, analysis of the comedy's visual components, which consider the artwork that the poem has inspired, as valuable as they are, and we have seen they are incredibly valuable, are also potentially culturally biased. Let us take a look at the case of Inferno 5 that you have on your screen. To date, the digital archives that preserve and give access to visual commentaries to the poem, except for the Illuminated Dante project, of course, are overwhelmingly encompassing artistic renderings that date from the resurgence of Dante's interest in the 19th and 20th century. As such, they sort of may orient the poem's visualization along predetermined and actually often deceptively familiar lines. The reading and kissing scene, for instance, is often imagined as taking place, you can see it in some of the examples, indoors. Now, at times, these visual responses to the poem actually contradict the visual expectation of early readers. Here you have a result page from the Index of Medieval Art, if you look for Lancelot and Guinevere kiss. Those reactions and those visual imaginations, we contend that Dante could have assumed in his readers while writing the poem. So, as I said, it's very clear from textual and visual interplay in the original Lancelot that the scene is happening outdoors, and what you have. Well, both reputable and unreputable Dante readers at different times still insist on the indoor nature of the scene. This is one of my favorite examples. So in pointing to the poem's original horizon of visual expectations, our project aims at rebalancing Dante's visual imaginary for both specialists and the general public. Such necessary correction of the way we imagine the poem today is essentially philological, I insist. It aims at reconstructing the often neglected original visual expectations, what the early readers would have envisioned while reading the poem, as much as we may be able to reconstruct that horizon today. Secondly, by focusing on iconography rather than art history, we provide researchers with not simply more flexibility in seeking potential matches for literary and visual art objects, but also the ability to intercept potential points of reference in Dante's text, potential visual allusions, when individual objects that preserve a specific iconographic type from Dante's age have not survived or have survived only in areas eccentric or marginal to the known geography of Dante's life. So a case in point may be the surprising and otherwise unmotivated connection that Purgatorio 9 establishes between the sleeping Dante, Dante the character, and two antecedents, Adam and Achilles. So by moving beyond a study of solely those works of art to which Dante had perfectly plausible, actually evidentiary, unimpeachable access, and moving into an exploration of iconographic traditions,
to which the text of the Commedia potentially referred his readers, and here you have Adam in deep sleep. Our project vindicates the multiple and marginal strains of iconological influence on the imagination of his poem. In so doing, it may also provide insights into connections between textual elements that appear unrelated in the composition of the text, because they are constructed with elements belonging to different and independent textual traditions. Statius Achilleid, now for Achilles, where Thetis carries her son asleep from Chiron to the island of Scyros, and Genesis 2, where we read that God placed Adam in Eden. Now, while from the point of view of the literary and textual sources, the two scenes have nothing in common, of course, that Adam and Achilles only share the first letter of the name, they are instead perfectly compatible and even, I would say, codependent in works of art with which Dante's readers may have been familiar, as the medallion shown in the final slide demonstrates. Portraying Adam in deep sleep, both in the scene of Eve's creation, which you have on the right, and in the translation scene into the Garden of Eden, may really be the missing link between what we have. So in sum, if these minimal and cursive examples have some merit, it is in their pointing to the potential of a more systematic and more extended visual annotation of Dante's poem. And this is what we are trying to work forward. Thank you so much. Thank you very much to Simone Marchesi. It was even briefer than expected. So thank you. Thank you so much. We have some time for the discussion, even almost the same time foreseen. So we are lucky and we can take advantage of 10 minutes. Maybe Tiziana and Franz can help me in... No, nella gestione di questo momento. Io ho una domanda per Rino, sì. Perché per quanto riguarda le immagini, sono negli ultimi tempi, anche lavorando sull'edizione dei documenti d'amore di Barberino, ci siamo spesso domandati appunto il ruolo delle immagini. All'interno non soltanto immagini utilizzate poi nei progetti, ma anche riutilizzate per lo studio, eccetera, eccetera. Innanzitutto, quando si parla di interoperabilità, mi viene da dire che bisogna un attimo anche guardare, per esempio, le tecniche di digitalizzazione. L'RTI, per esempio, non è, è un contenitore che non viene gestito da AAAF. E quindi, allora, come li mettiamo in collegamento questi dati? E allora, dove possiamo trovare? La stessa cosa che è un po' la domanda sull'interoperabilità, vorrei rivolgerla anche a Sonia ed Elena. Elena, per quanto riguarda appunto... anche su questo, l'interoperabilità, quando Elena parlavi di interoperabilità e di findability con authority file, eccetera, quello che mi domando, in che modo poi, cioè, possono dialogare questi dati sulla base anche della variantistica, perché questo è un po' la base di quel progetto. Poi mi viene anche da dire, cioè, se si è riflettuto anche sulla parte delle immagini per i codici che sono stati presi appunto in considerazione, la Vaticana, quel sigillo, come, in che modo noi filologi possiamo utilizzare questi dati e qual è la richiesta che dobbiamo fare agli archivi, perché dobbiamo entrare in dialogo anche con ciò che viene esposto e ciò che ci viene dato per poterlo riutilizzare in modo scientifico. E questo è un po' una riflessione appunto su questo, mi sembra. Se posso, Tiziana, allargherei questa domanda in realtà a tutti, anche all'intervento di Simone Marchesi, che mi sembra
che diciamo così sollevi anche questa questione, diciamo così, di interoperabilità, quindi solleciterei anche lui, se possibile, diciamo, in un giro virtuale, che tra l'altro diciamo, ha legato primo e ultimo intervento, se siete d'accordo. Allora, effettivamente la parola interoperabilità rischia di essere una parola shelter, una parola rifugio sotto la quale inserire un po' di tutto, insomma, e cose che non necessariamente poi hanno vocazione ad essere interoperabili. E allora, il caso che tu poni per quanto riguarda l'RTI è corretto, nel senso che i formati gestiti, i formati prodotti, diciamo, da questa tecnologia sono innanzitutto non sono ancora gestiti dalla AAAF. In realtà la AAAF è una community e noi siamo in contatto con questa community, ne facciamo parte, e l'idea è appunto sollecitare, visto che ci sono, insomma, gli sviluppi della AAAF vanno sul tridimensionale, vanno sul e quindi possono, per me, anche potrebbero anche auspicabilmente includere questo tipo di soluzione tecnologica. Nel nostro caso, per esempio, noi l'abbiamo fatto semplicemente includendo attraverso Pixel Plus Viewer, cioè noi abbiamo adotteremo un viewer per la visualizzazione sul IDP dei formati specifici utilizzati dall'RTI, perché tra l'altro sono file estremamente pesanti, anche perché si tratta di stratificazione. Ho lavorato a Colonia con la, e in realtà, se ti ricordi, Franza, era proprio quella la proposta, cioè perché chi utilizza, la comunità che utilizza l'RTI non fa pressione proprio per fare in modo che sia un formato interoperabile all'interno della AAAF. Insomma, ma in realtà i gruppi, anche i gruppi virtuali, Google Groups della AAAF Community sono estremamente ricettivi rispetto a questo tipo di sollecitazione, e del resto appunto l'idea è coinvolgere, e vado anche alla seconda questione, è coinvolgere anche in questo anche i musei, perché l'RTI nasce ed è estremamente utilizzata, per esempio, nel campo archeologico, e sarebbe utile che appunto sia le ricerche, sia gli archeologi che appunto fanno ricerche mirate, che i musei che sono già nella community AAAF, ma parliamo di musei importanti, insomma, oltre che di biblioteche, spingano per questo, cioè insomma facciano una sorta di lobbying interna per adottare questo tipo, perché effettivamente è utile, sono dispositivi che permettono, diciamo, diciamo di individuare possibili elementi che possono essere utili sotto vari punti di vista. Ecco, e passo appunto alla seconda domanda, e quindi sul dialogo con le istituzioni, sul dialogo con per quanto riguarda appunto cosa espongono le istituzioni. La questione è sempre, si ritorna sempre allo stesso discorso, diciamo, della dialettica tra ricercatore e conservatore. È una dialettica che può essere, diciamo, estremamente può avere aspetti, diciamo, benefici, può portare benefici a entrambi, ma questo dipende ovviamente dall'apertura e dalla disponibilità. Per esempio, per quanto noi abbiamo avuto difficoltà, noi comunichiamo incessantemente, del resto sono le istituzioni, gli enti, le biblioteche sono presenti nel nostro, cioè sono attori importanti del nostro progetto, perché collaboriamo, ce ne sono di più aperti e di meno aperti, insomma. La Vaticana, che ha un proprio laboratorio, uno sviluppo interno su certi elementi, come per esempio il watermark, quel watermark, e anche sulla risoluzione online, delle riproduzioni, non transige. Quindi, cioè, lì abbiamo difficoltà. Ci sono altre, la British Library, ad esempio, è estremamente, non è
ricettiva come altre biblioteche alla interoperabilità delle immagini via IIIF, nonostante la utilizzi per esempio per alcuni progetti come il Polonsky Project. Quindi anche quello è... Nonostante sia stata una delle promotrici. Certo, certo. Però ad esempio noi abbiamo avuto difficoltà a, per quanto riguarda diciamo la perché c'è l'interoperabilità richiede anche una cessione di diritti da parte ideale, di diritti di riproduzione, diciamo, da parte delle istituzioni. E non tutte le istituzioni è detto che siano d'accordo su questo aspetto. Posso agganciarmi molto rapidamente all'ultima considerazione. Era uno dei paragrafi che ho tagliato per stare nei tempi. La situazione ideale che ho descritto, cioè quella della creazione di un commento disponibile in rete, un commento visuale disponibile in rete alla commedia, in realtà è ancora, può nascere a Princeton perché siamo dietro un paywall. In sostanza, cioè l'Index of Medieval Art ha diversi livelli di accesso a seconda del tipo di istituzioni che sono subscribers o meno al servizio. E quindi mentre questo progetto per ora nasce dentro Princeton e sarà aperto a tutta la comunità di Princeton, di ricercatori a tutti i livelli e di studenti, al di fuori di Princeton ancora questo non è possibile. Quella dialettica appunto fra conservazione e distribuzione gratuita o controllata dei materiali visivi è ancora al cuore del nostro progetto. Ma intanto partiamo e vediamo poi se riusciamo a eliminarlo, quel paywall. Ma don't quote me on this. No, c'è una mano alzata in chat. So, and we have one raised hand from our discussant, from Cristiano, forse. Franz? Sì, sì. Sorry. We have Giuseppe Maiorano, con una mano alzata in chat. Con Cristiano qui in aula, e poi Giuseppe. Perfetto. Buonasera a tutti, sono Cristiano Lorenzi. E ho un paio di domande, diciamo, sulle prime due relazioni in particolare. La prima è proprio una curiosità per Gennaro Ferrante sulle modalità di consultazione del, ovviamente, naturalmente un database di immagini, soprattutto per la commedia, insomma, è sicuramente un risultato notevolissimo, perché sappiamo, insomma, quanto le immagini siano un commento a tutti gli effetti. Ecco, mi chiedevo appunto le modalità di consultazione, cioè si può consultare anche per episodi, diciamo, per in modo da avere, no, se io scelgo un tale episodio, vedere tutte le possibili immagini di quell'episodio. E l'altra domanda, non so, le faccio già tutte e due, o forse sì, faccio anche l'altra invece, che è per la, insomma, per la seconda relazione. Appunto sulle varianti dei tre codici di Boccaccio. Anche in questo caso, ovviamente, insomma, entrare nel laboratorio di Boccaccio, ovviamente, sul suo scrittorio, è sicuramente molto, molto interessante. Volevo chiedere, insomma, un po', diciamo, se emergono, insomma, da questa collazione così sistematica, appunto, in che misura emergono dati anche rispetto a quanto segnalava Petrocchi, insomma, sulle varianti, cioè sulla contaminazione, insomma, no, di Boccaccio, quanto contamina, emergono dati sui rami a cui, insomma, attinge, sui codici a cui attinge. E in più, diciamo, abbiamo visto alcune interessanti immagini, insomma, sugli interventi originali di Boccaccio, insomma, quelli che non sono attestati invece dalla tradizione. Ecco, lì, siccome quelli che abbiamo visto sono soprattutto errori, no? Cioè errori di anticipo, di inversione, eccetera, no? Quindi errori, diciamo, di un copista, sostanzialmente, no? Ecco, volevo chiedere, insomma, quanto invece emergono interventi migliorativi o pseudo migliorativi, insomma, cioè con l'intenzione comunque di intervenire, di correggere
di migliorare il proprio testo, insomma, da parte di Boccaccio, quindi che secondo me sono quelli naturalmente più interessanti, forse, da questo punto di vista. Grazie. Allora, se è possibile, io provo a condividere velocemente lo schermo, così faccio, insomma, vedere di che cosa, ma veramente velocemente, di che cosa è possibile fare per quanto riguarda l'iconografia. Sono possibili ricerche incrociate dal punto di vista dell'iconografia e non solo, anche dal punto di vista codicologico, quindi con una granularità interessante. Dal punto di vista, ad esempio, noi abbiamo sviluppato innanzitutto un soggettario che è presente, che ovviamente è in via di arricchimento, quanto più ci si mette, più il soggettario, un soggettario che presenta un doppio livello, su cui abbiamo discusso tantissimo, è un livello di macro soggetto, abbiamo chiamato macro soggetto, che ha un po' come la Lang, diciamo, figurativa della commedia. Invece ci sono i soggetti veri e propri, che sono l'esecuzione, diciamo, sono i soggetti specifici dei vari testimoni. Ovviamente è possibile, insomma, andare sui singoli soggetti il soggetto rimanda ai casi in cui hai testimoni che presentano, dove quel soggetto è presente. Ovviamente, per esempio, una scena può presentare diversi soggetti. C'è anche un altro tipo di operazione che invece è stata inclusa all'interno dell'iconografia, che riguarda il rapporto testo-immagine, ovviamente. Quindi il rapporto testo-immagine che si può fare sia, diciamo, ovviamente tenendo presente anche qui porzioni di testo più o meno ampio, a partire dalla cantica fino a sezioni più specifiche di testo, fino alla terzina, fino al verso, e poi si può fare, oltre alla ricerca per soggetto, si può fare anche un tipo di ricerca tu parlavi di episodi, che in realtà noi abbiamo associato ai luoghi danteschi, ad esempio, più che agli episodi, ai luoghi danteschi. Se per episodi, diciamo, possiamo invece considerare l'aspetto più testuale, cioè il rapporto invece alle sezioni testuali. Quindi anche questo è possibile fare, insomma, i luoghi, insomma, basta selezionare il luogo dantesco, e si sviluppa, adesso ci sta mettendo un po' di tempo, non so perché, ma si sviluppa, appunto, si possono avere risultati relativamente a quei luoghi. Oltre che le parole chiave, ovviamente le parole chiave aiutano poi ad una, ecco qui per esempio a Varie Prodighi noi abbiamo una selezione di immagini che hanno a che fare con il luogo specifico dantesco. Quindi abbiamo un rapporto sia con il testo, con la sezione testuale, ma anche come i luoghi dell'aldilà, appunto la strutturazione, diciamo, dell'aldilà, così come è concepita nella narrazione dantesca. Grazie mille. Ok. Rispondo io? Tocca a Sonia, penso. Sì. Allora, va bene, grazie delle domande. Prima una precisazione. Il lavoro è svolto su tutti i luoghi in cui i manoscritti non concordano. Quindi il lavoro sulla contaminazione è stato fatto, ovviamente, però noi parliamo sempre dei luoghi in cui 3 manoscritti non concordano tra loro. Quindi è soprattutto un'analisi della variantistica interna. Ora, detto questo, tenendo presente questo, perché ovviamente vengono a mancare tutti quei luoghi in cui 3 manoscritti in realtà concordano, però magari sono contaminati, eccetera, eccetera. Cioè, nel senso, noi qua parliamo di variantistica interna. Però, detto questo, velocemente, una piccolissima cosa che sono riuscita a fare sulla contaminazione nel corso della tesi di dottorato è questa, fondamentalmente. Quindi diciamo che le principali fonti sembrano, almeno sulla base della collazione integrale, essere queste.
Ma ovviamente il, diciamo, il database servirebbe un po' poi anche a questo, cioè a poter controllare e ad avere tutta una serie di dati disponibili per poter portare avanti, per poter portare avanti l'indagine. Per quanto riguarda invece gli interventi migliorativi, sì, ovviamente ci sono, ce ne sono anche molti. A volte vengono inserite come varianti marginali, in realtà, cioè vengono inserite come varianti, non sono delle vere e proprie correzioni, ma Boccaccio le riporta come delle varianti, dicendo c'è un'altra possibilità, diciamo. Però cosa viene fuori? Viene fuori che questi interventi sì, ci sono, ma nel testo proprio la banalizzazione è sempre più evidente nell'ultimo codice, dove cioè, a un certo punto sembra quasi, detto così non è molto tecnico, ma sembra quasi lasciarsi andare in qualche modo e non corregge nemmeno appunto errori molto evidenti. Non so se ho diciamo, provato almeno a rispondere alle domande. No, benissimo, sì sì, grazie. Okay. Ovviamente insomma appunto il fatto che siano poi disponibili insomma i dati naturalmente permettono poi di vedere, perché insomma appunto noi diciamo sappiamo su questi codici appunto come dire per l'importanza che hanno proprio per insomma per essere data limite poi insomma no negli studi sì, petrolchi ovviamente avere questi dati è molto utile, grazie. E tra l'altro nella anche tutte le varianti marginali sono riportate ovviamente nella piattaforma, cioè ogni volta che si riscontra una variante marginale c'è, cioè, è segnata, è data e quindi è possibile lavorare anche su quelle. E scusate se mi permetto, forse Elena voleva dire due cose perché prima non è potuta intervenire sul discorso. Elena, sul discorso. Sì, sì. Sì, quello che un po' la domanda di Tiziana, forse se posso tornare, però ditemi se ci siamo. Sì, Elena, torna pure alla domanda di Tiziana, giusto? Io ti stavo per sollecitare su questo. Torno. Mi permetto, se Giuseppe. E che credo sia l'ultimo che potrà intervenire per questioni di tempo, lo permette di anticipare, credo, una domanda da Pasquale Villari via chat, che credo che sia rivolta sempre a voi o forse anche a tutti. Non so se Pasquale Villari vuole dirlo. Comunque ve la leggo. Da tecnico sarei interessato alla modalità di implementazione dei dati su database, che tipo di database, compatibilità verso big data. Ecco, questa è la domanda, diciamo così anche. Se vuoi aggiungere anche la risposta a questa questione. Sì, grazie. Si parlava di interoperabilità per quanto riguarda le immagini, chiaramente c'è tutto quello che è il CIF. Per quanto riguarda il testo, come sappiamo non abbiamo un qualcosa di altrettanto autorevole, però esistono delle soluzioni insomma che sempre più si impongono, quindi CTS, DTS, ora no? Distributed Text Service, un discorso di avere un API che possa permettere l'accesso. Però è un po' questo il punto, secondo me, ci sono i due aspetti. No? Nel nostro progetto c'è tantissimo da fare, come avrete capito è un progetto che abbiamo portato avanti un po' sempre al latere di varie attività di ricerca, Sonia e io, e quindi insomma c'è veramente tanto da fare, c'è tanto da migliorare, voglio dire. Però volendo fare una riflessione un po' più generale, forse si può distinguere il discorso dell'interoperabilità e il discorso dell'accesso, cioè l'interoperabilità è l'idea di utilizzare formati aperti, noi appunto i dati sono accessibili, siamo partiti da formati tabulari che sono poi trasformati in script SQL, appunto un MySQL, quanto di più semplice se vogliamo, e questo da un lato il discorso dei formati, ma anche se usassimo TI, cosa che appunto ci ripromettiamo di fare da tempo,
Questo no, poi non garantirebbe l'accessibilità dei dati, quindi in questo senso volevo distinguere un po' l'interoperabilità e l'accessibilità, per cui poi per questo parlavo anche di web semantico, nel senso di ok, abbiamo in realtà lo stesso problema, abbiamo dei dataset, possono essere strutturati, possono seguire gli standard più o meno in voga, però poi qual è la loro accessibilità? E quindi per quello, oltre all'applicazione web, chiaramente anche per poter fare analisi, big data o quello che vogliamo, dovrebbero essere accessibili non solo dagli umani ma dalle macchine. Quindi avere un API o avere uno Sparkle Endpoint sarebbe chiaramente ideale, e quello è forse ecco un po' l'obiettivo al quale sarebbe interessante arrivare, oltre all'interoperabilità anche l'accessibilità sia umano e macchina. Non so se rispondo un pochino alle due. Sì, no, sai Elena, però parliamo un po' sui massimi principi, nel senso, certo, che poi nel nostro progetto, ecco, c'è tanto da migliorare. Se... Posso dire una parola? Abbiamo una domanda da Giuseppe Maiorano da lungo tempo, ma veramente veloce, perché poi dobbiamo passare alla seconda sessione. Grazie, mi scuso, parlando italiano, shall we speak English? You may speak in English if you prefer. Okay, as you prefer. Yeah, sorry, I contact too late. So my question is only about the last intervention, which is about the Princeton Dant project, which I hope is still there. Because in my experience, I'm an architect, not a specialist, but what I've been doing myself and trying in about 30 years is just what we are you are dealing now. It's possible to even in future enlarge in a sense, and I want to maybe have a contact with this Princeton project. But the experience is that if you can connect also not only database in the digital visual literary, but also other kind of database, which are, for instance, historical, archaeological, there could be a wider, a very wide possibility, which I experimented and now actually is in Dante. We are talking about Dante also in an exhibition. So what I want to say that even in another way, which is still not advanced, but we can say in old-fashioned way, what can be the result, has been the result, is that using this intersections of a field, it's possible to go very far. And I cannot speak about this experience. I just want to mention about that in Dante, we can even use the topographic, geographic, and other kind of data, which, of course, a human being, we talk about humans and machine, is difficult and it takes a long time and years. So if I can have maybe contact with the Princeton project, I mean, with Marchesi, now it's not possible to discuss it, of course, but I would like to exchange this data, which is available in an exhibition, which is the True Dante, is going on in Rome, maybe closed right now. So thank you, but it is maybe in a future sense that the possibility of intersecting many sectors, not only, say, literary, spoken and visual, but many others. Thank you very much. I respond just by doing. My address, email address is in the chat. Please reach out. E che se Franz e Tiziana sono d'accordo, che insomma mi dispiace fare la parte, anche io avrei molte domande di chi taglia la discussione, ma i tempi sono questi. Ringrazio tutti gli intervenuti e ringrazio anche chi ha partecipato alla discussione per la precisione e la ricchezza. Passo la parola ai presenti per gestire eventuali pause o eventualmente toglierle, non è mia responsabilità. It's break, we have to arrange here the next presentations anyway, so 10 minutes and then we are back for the second session. Thank you.